Una notizia tristissima, ci ha lasciato Paolo Rossi, indimenticabile Pablito che ci ha fatto innamorare tutti in quell'estate dell'82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in Rai negli ultimi anni. Con queste parole pubblicate su Twitter, il giornalista Enrico Varriale annuncia la scomparsa dell'ex attaccante della nazionale italiana. Paolo Rossi è morto a Roma, aveva 64 anni, compiuti lo scorso 23 settembre, da tempo lottava contro una brutta malattia. L'ex calciatore ed opinionista TV se n'è andato tra il 9 e il 10 dicembre. Nato a Prato, Pablito, lo si ricorda soprattutto per i suoi gol ai mondiali disputati in Spagna nell'82, che videro l'Italia laurearsi campione del mondo per la terza volta nella sua storia. Alla fine della competizione vincerà il titolo di capocannoniere con 6 gol e a fine anno il pallone d'oro. Storica la sua tripletta al Brasile nella seconda fase a gironi dei mondiali 82, quella che fu la partita decisiva per accedere in semifinale. Rossi segnò poi 2 gol alla Polonia e 1 alla Germania nella finalissima allo stadio Bernabéu di Madrid. Insieme a Roberto Baggio e Cristian Vieri detiene il record italiano di marcature nei mondiali a quota 9 gol ed è stato il primo giocatore, eguagliato dal solo Ronaldo, ad aver vinto nello stesso anno il mondiale il titolo di capocannoniere di quest'ultima competizione, il pallone d'oro. Durante la sua carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Vicenza, Perugia, Juve, Milan e Verona. Accusato di aver truccato la partita Avellino-Perugia, Rossi venne squalificato dalla CAF per 2 anni, perdendo così anche la possibilità di partecipare con la nazionale all'imminente campionato d'Europa nel 1980 casalingo. Verzo fu uno dei pochi che credette nell'innocenza di Pablito a seguito dello scandalo scommesse. Nonostante un'opposizione generale, il CT decise di convocarlo al campionato del mondo 1982. Al funerale del tecnico, scomparso il 21 dicembre 2010, Rossi lo ricordò con queste parole: «Io a lui devo tutto. Senza di lui non avrei fatto quello che ho fatto. Era una persona di un'onestà incredibile e un tecnico di grande spessore. Incarnava la figura dell'italiano popolare e anche se non è stato uno scienziato, un artista, rimarrà nella storia dei nostri grandi del secolo scorso». E adesso ascoltiamo il ricordo del campione del mondo Paolo Rossi del collega giornalista Francesco Pira. Questo 2020, oltre che per la pandemia, lo ricorderemo tantissimo per i campioni che ci ha portato via. Prima Diego Armando Maradona, adesso Paolo Rossi. Io ho un ricordo dolcissimo di questo grande campione del mondo. Ricordo un giorno ero con Bruno Pizzul e andammo in un paesino del Friuli a Gemona, dove c'era una partita di cui Bruno doveva fare la telecronaca tra la nazionale campione del mondo dell'82 e una squadra locale. Ricordo che arrivammo al ristorante dove tutti questi campioni stavano pranzando e Paolo Rossi fu uno dei primi ad alzarsi per andare a salutare Bruno Pizzul e poi di seguito si alzarono tutti gli altri in una forma di rispetto straordinario che c'era allora tra un grande telecronista, un grande giornalista sportivo e dei campioni del mondo. E poi ricordo anche un bellissimo racconto di Dino Zoff durante un'edizione di Golla Grappoli a Cormons, in provincia di Gorizia, dove insieme a Pizzul parlammo di questo suo libro dove lui raccontava insomma tutta una serie di aneddoti dei mondiali, quei mondiali che proprio Paolo Rossi riuscì a farci vincere con dei gol che sono veramente rimasti alla storia, perché ognuno di noi conserva il ricordo di questo campione come una persona per bene, sempre piena di sorrisi sul campo e fuori, una persona rispettosa dei compagni, una persona addirittura un calciatore rispettoso anche dell'avversario che gli faceva un fallo molto brutto e lui riusciva a rialzarsi e sorridere. Ci sono questi frame delle telecronache che ancora tutti noi ricordiamo, così come ricordiamo quell'espressione con le braccia alzate quando riuscì veramente a far compiere uno di quei miracoli che ancora ricordiamo dell'Italia. E ricordo proprio che Zoff parlava di questa grande capacità di fare spogliatoio che aveva Paolo Rossi e di questa sua timidezza che molto spesso lo portava anche a non far apparire
quella che era la stessa gioia che lui poteva manifestare in un momento in cui si rendeva conto di essere determinante per la squadra, perché tutti i grandi campioni hanno dentro una grandissima umiltà, hanno una grandissima capacità. Dobbiamo dire, come abbiamo già detto per Maradona, che era un calcio diverso, che era un calcio dove c'erano valori diversi, che era un calcio meno stressato dai diritti televisivi, che era meno stressato dalle scommesse, che era meno stressato da tutta una serie di sponsor che oggi invece sono diventate a tempo pieno quelle che fanno. Ci hanno regalato un calcio che tutti i giorni ci offre un appuntamento. Paolo Rossi rappresenta un calcio un po' panessalame, rappresenta il calcio del ragazzo straordinario che dal Lanerossi e Vicenza è arrivato alla Juventus e poi alla Nazionale e poi è diventato quel grande campione che era. Ecco, lo piangeremo perché ci mancherà tantissimo il suo sorriso, così come ci sono mancati i suoi gol.